capisco il rispetto e il lavoro da parte di tutti, capisco il tifoso, capisco esternazioni a volte estemporanee, però alla fine qui chi prende decisioni sono io, che vada bene o vada male a tutti, però finché sono io comando io. Per chi non l'avesse capito, Antonio Conte proprio in chiusura di conferenza stampa ha voluto ribadire il concetto: la sua mente è proiettata a Napoli e soprattutto alla sua Juventus. Più di me non c'è nessuno al mondo che vuole il bene della Juve, questo che sia chiaro, perché lo devo trovare ancora uno. È carico Conte, vuole ulteriormente caricare l'ambiente verso una partita importantissima come quella del San Paolo. Sarà una gara veramente molto tosta, un test molto, molto impegnativo per noi, forse ecco il più probante da inizio stagione a livello di difficoltà. Il primo posto in classifica lo rende orgoglioso, ricambia i complimenti a Mazzarri e sottolinea, non per piaggeria, ma perché l'ha sempre sostenuto, e sottolinea inoltre il valore del Napoli grazie a un progetto straordinario messo in pratica negli ultimi anni. L'ho indicata fin dall'inizio tra le papabili alla vittoria del campionato, ma non perché fossi così uno che volesse buttare un nome a caso, perché vedo un grandissimo lavoro che è stato fatto in questi anni. Non dimentichiamo che il Napoli 5 anni fa era come la Juventus in Serie B. Continua la maledizione del San Paolo per Quagliarella, rimasto a casa per un problema al polpaccio. Conte prova con il suo 4-3-3 proposto anche a Napoli dopo aver battuto Fiorentina e Inter a interrompere almeno la maledizione che riguarda la Juve, sconfitta al San Paolo ininterrottamente dal 2007. Anche da questo si potrà capire se la neonata Juventus sta diventando grande. Da Vinovo per Sky Sport 24, Giovanni Guardalà. Vediamo anche la formazione così nella mente di Antonio Conte. Questa Juventus praticamente di fatto è lo stesso 11 che ha battuto l'Inter, con in panchina al posto di Quagliarella ci sarà Luca Toni e tra l'altro per quel che riguarda la panchina della Juventus rientra disponibile Giaccherini. Il Napoli in questo caso, il ritorno di Paolo Cannavaro, ritorno nel senso che non aveva giocato l'ultima sfida in Champions, la trasferta all'Allianz Arena, e Lavezzi, Cavani, Hamsik, ha confermato il trio delle meraviglie. A centrocampo sarà Zemaili a far coppia con Inler al posto dell'infortunato Gargano. L'amministratore delegato della Juventus che è a Napoli ha incontrato alcuni rappresentanti del tifo organizzato bianconero in Campania, degli Juventus Club Campani, lui che è stato anche, che ha lavorato anche a Genova, sponda Samp. Sentiamo Marotta. Sono rimasto molto colpito dalle immagini che ieri ho potuto vedere e quindi in questa occasione a livello personale come rappresentante della Juventus formulo un sentimento di affetto nei confronti delle famiglie, delle persone che sono mancate, dell'intera cittadinanza, siamo chiaramente molto solidari con loro e la speranza è che il mondo del calcio possa dare una prova di grande maturità, di grande sensibilità verso questo momento difficile che la città di Genova sta attraversando. La città di Genova è già stata abituata a vivere momenti difficili, sono certo che i cittadini riusciranno ancora una volta in breve tempo a ritornare a essere una città modello.